benvenuto quindi a Franco Fasano a Memoria 8-bit, voi lo sentite? Grazie, io ti sento molto bene, loro non lo so, speriamo. Perfetto, mi dicono di sì, ti salutano, cominciano a dire, si sente abbastanza forte, tranquillo, buonasera, eccetera, eccetera. Bene, ecco. Io ho tante domande anche per te, intanto leggo però qualche commento, buonasera maestro, ti sentiamo, eccetera, eccetera. Allora, come ti ho detto, lo scopo, diciamo il motivo di questa telefonata è perché abbiamo fatto questo contest sulla migliore sigla di cartoni animati degli anni 90 e ha vinto, senza essere troppo una grande sorpresa, un incantesimo dischiuso tra i Padri del Tempo, che penso che tu sappia che è una sigla molto amata. Ma io sono veramente contento perché questa sigla, a differenza di tante altre che hanno avuto una popolarità al tempo della messa in onda, è una sigla che ha preso, secondo me, piede e consapevolezza nel pubblico di Cristina, quando Cristina ha cominciato a fare i suoi concerti per i bambini cresciuti, insomma, quindi quando anche il piacere che avevano i musicisti che suonano con lei hanno cominciato a scegliere le canzoni non soltanto come è giusto che sia per la popolarità del ricordo, ma anche per la sostanza di quello che è l'aspetto musicale, perché molto, certo, molto spesso noi autori delle sigle siamo un po' predestinati dalla fortuna quando venivamo chiamati dalla Valeri Manera, sì, Alessandra, perché sapevamo che magari certe sigle avevano una messa in onda in orari piuttosto importanti e le puntate erano tantissime. Invece credo che un incantesimo dischiuso tra i Padri del Tempo fu proposto addirittura in un periodo estivo nel pomeriggio, quindi insomma le prerogative erano sì di un cartone importante, ma di un cartone che sicuramente aveva meno responsabilità di Dragon Ball piuttosto che di Calimero o piuttosto che di piccoli problemi di cuore stessa, ecco. Ah, chiaro. Io guarda, ricordo perfettamente la prima messa in onda, infatti c'è anche qualcun altro che lo scrive, Alberto, io l'ho amata la prima volta che l'ho sentita, avevo circa 10 anni. Io pure la ricordo perfettamente e ricordo che rimasi, perché io già ero invece più grandicello e già amavo tanto ed ero così un cultore delle sigle di cartoni, e rimasi particolarmente colpito perché questa sigla è innegabilmente, come dicevo prima, non è stata neanche una grande sorpresa, una sigla non soltanto la più bella degli anni 90, ma è sicuramente una delle più belle sigle di cartoni animati che sia mai stata fatta in Italia, e ha una forza, un arrangiamento, un'epicità, eccetera, eccetera. Quindi la prima domanda che ti faccio, partendo proprio da questa sigla, che poi è una domanda che è stata fatta anche io, ho anche delle domande già messe da parte da altre persone, come Enrica Corvino stessa lo chiedeva, era giustamente questa sigla. Poi quando tu l'hai scritta, che tipo di meccanismo c'è stato? Cioè tu, siccome i testi comunque sono sempre dell'Alessandra Valeri Manera, tu avevi già un testo, avevi già visto qualcosa del cartone? Vi racconto un po' come nascevano le mie collaborazioni creative con Alessandra. Innanzitutto devo fare una premessa: io ho iniziato a scrivere le sigle nel 95, sì, l'anno dopo in cui ho scritto la mia prima canzone per lo Zecchino d'Oro, che è Goccia dopo Goccia, e che è la canzone, insomma è successo questo perché io sono diventato papà quell'anno, ah, e quindi mi attirava molto questa idea delle canzoni per bambini, che peraltro io ho sempre avuto nel DNA, perché quando ero ragazzino, anche adolescente, io adoravo molto le sigle dei cartoni animati, ma anche quelle delle sigle TV. E mi ricordo, e poi fin da bambino io ero un grandissimo cultore dello Zecchino d'Oro attraverso un grandissimo cantante siciliano, tra l'altro, che si chiama Peppino Marsullo, che guarda caso questo è più famoso come per aver donato al Popo Gigio la voce, ma in realtà Peppino Marsullo cantava le canzoni
di Gisio, come aveva tutto, aveva un'estensione incredibile. Io fin da bambino, aiutato poi dalla magia del fatto, ero sempre rapito, ma anche dal fatto musicale ed espressivo. E io chiamavo anche fare le imitazioni quando ero ragazzino. Topo Gigio era sempre stato una cosa che mi ha, non ti dico che mi ha insegnato a cantare, però mi ha insegnato a volare sulle melodie, non solo dal punto di vista così di una melodia facile, ma anche di come, sai, lui faceva questi voli pindarici con la voce. E quindi diciamo che questo nel DNA è stato un mio primo input. Fantastico, quindi quando poi tu ti sei ritrovato con, tra le mani, la sigla di Calimero, che è un altro personaggio italiano. Esatto, ma quella è un'altra storia che ti racconto dopo, però volevo dirti, quando a proposito, perché sennò poi mi dimentico la risposta, sì. Invece, come funzionava con Alessandra? Lei mi chiamava, mi dava il titolo, sì, della canzone che dovevo fare, mi dava un foglio dove c'erano più o meno la storia dei caratteri, finito, magari qualche fotografia. Io non ho mai avuto la possibilità, se non nell'ultimo periodo, di vedere in anteprima il cartone, mai. Quindi che cosa è stata? La mia era una pulizia creativa, dove io, più che scrivere per Cristina D'Avena, dove avevo un po' l'obbligo, perché le doveva cantare praticamente quasi tutte lei, sì, io ho fatto circa 98 sigle, sì, nel raggio di 8 anni, praticamente, perché io non mi avete più visto a Sanremo come autore, sì, e anche come cantante, che sei stato dimenticato, fagocitato. No, perché mi divertivo così tanto a fare le sigle, che prendeva come fare la colonna di un film a puntate, capito? E quindi ogni canzone doveva avere la forza di un singolo, e quindi ecco, l'unica cosa che io non mi sentivo di fare erano gli arrangiamenti. Invece Alessandra Valeri Manera disse: guarda, tu sei uno che quando fa i provini le idee, siccome sono quasi tutte buone, perché chi più di un autore della musica può dare degli input anche come gli arrangiamenti. E quindi voglio dire, poi noi non dobbiamo fare delle cose con grandi orchestre, ma fare cose molto semplici, dove il suono dei bambini deve essere compatibile con Cristina, con la storia. Io però arrivavo da un background dove la mia storia invece era nata dalla frequentazione di grandissimi produttori, arrangiatori, sì, te ne cito qualcuno, di Lucio Pirazzoli, di Sfiorato Vince Tempel, ma soprattutto Fio Zanotti, Sergio Conforti, che poi è diventato, sì, Rocco Tanica di Sestriettese, sì. Quindi voglio dire, per me la canzone, nel momento in cui io la scrivevo, avevo già in mente un po' l'ossatura di quello che poteva essere l'arrangiamento, ma non l'avevo mai fatto in prima persona questo, anche perché, essendo io a cantarle all'epoca, le mie canzoni, mi piaceva che qualcuno potesse amplificare, no, le mie intuizioni melodiche, le parole che avevo scelto, e quindi invece Alessandra mi obbligò a fare gli arrangiamenti, quasi come se fosse una condizione sine qua non. Allora acquistai il computer, acquistai le cose per cominciare ad essere indipendente, e mi ricordo che andavo le prime volte in uno studio dove io andavo a fare i miei provini, che si chiamava Studio B3, insieme a Ricky Bezzini, che aveva già fatto tanti provini per la Baby Record e anche per le pubblicità, mettevamo in bella copia i provini che io facevo a casa. Questa è un po' la storia di tutto. Quando mi arrivò un incantesimo di Chiuso Perpetui del Tempo, tra l'altro il titolo originale dice Perrina, sì, però Perrina io non l'avevo letto perché non mi ci stava nel foglio. Sì, ma non ci stava neanche nello schermo, io mi ricordo che proprio era giusto giusto. E poi voglio dire, evidentemente questo Perrina, meno male che non l'avevo letto, perché mi avrebbe condizionato. Uh-huh. Insomma, mi sono fermato a un incantesimo di Chiuso Perpetui del Tempo. E io, siccome noi avevamo anche il compito di pensare a un taglio sigla, perché la canzone doveva durare liberamente intorno ai 3 minuti e mezzo, 4, sì, ma il taglio sigla doveva essere necessariamente di 2 minuti, sì, anche 1,50. Io mi ricordo che quando lui mi diede questo titolo, io dissi: Alessandro, ma con un titolo così non so se ci sta nel taglio sigla.
ti avevo detto. Comunque sia, mi sono messo lì e senza né pianoforte, senza niente, senza ritmica. Mi ricordo che tornai a casa e cominciavo a mettere un incantesimo distruso tra i petali del tempo. Allora, avevo intrasentito nel leggere le parole una specie di ritmica quasi in tre quarti, no? Sì. Perché un incantesimo dischiuso tra i petali. E infatti è un tempo stranissimo per una sigla. È un tempo però mi sono reso conto che in realtà non era un valse, ma era una specie di sette ottavi, un 5-4 con un'aggiunta di una cosa. Allora, siccome col computer quando tu scrivi la parte gli devi dare un tempo, a 4 quarti non glielo potevo dare, il valse diventava troppo pari. Allora, per la prima volta ho dato un click, ma non ho dato una griglia. Hai capito? Quindi sì, no, sì, praticamente sì, mi sono fatto una voce guida nel computer. Quindi uno schema più libero, praticamente. Esatto, libero, dove praticamente ho cominciato a inlevare un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo, brilla nell'oscurità. Questo brilla nell'oscurità non c'era. Era io usavo un filtro inglese che poi una volta che avevo finito tutta la canzone davo ad Alessandra, e Alessandra con la regola della scomposizione dei numeri io gliela davo in filtro inglese, però lei aveva l'accompagnamento di un testo dove c'era scritto per esempio un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo 1343, che voleva dire brilla nell'oscurità. E così, ma lei è un mostro di bravura, ma poi pensa che io ne ho fatte 98, ma prima di me, tutte quelle che ho fatto, Gigi Martelli, Augusto sì, Martelli, Nini Carucci, insomma, Massimiliano Pani, Cassano, cioè voglio dire, tu pensa a che fabbrica di idee e di suono che poteva avere Alessandra Valeri Manera nel tradurre. È chiaro che qualche parolina spesso veniva ripetuta, però erano quelle paroline che diventavano anche funzionali, no? Alle cose. Però tornando all'incantesimo di Susa, una volta che feci questo provino, io ricordo che gli dice: senti, questo pezzo mi ricorda un po' i colori di Nome della Rosa, cioè è un cartone animato un po' scuro, le spade, le cose, cioè gli ambienti, perché non mi lasci mettere un coro in latino. Mi ricordo che gli avevo detto. Fantastico, quindi questa è una proposta tua. Sì. E allora lei disse: guarda, l'importante è che ci siano i bambini a cantare. Allora, cosa ho fatto? Ho fatto un coro adulto, questa parte sì, qua, che dava la sensazione proprio delle insomma, la spada nella roccia, i cavalieri, insomma, di quel periodo storico proprio. Però esisteva anche in quel periodo storico i canti gregoriani. Allora, io ho pensato di coinvolgere nella scrittura di quella parte un mio carissimo amico che avevo conosciuto a militare, che poi mi diresse a Sanremo proprio nel 92, e che e nel frattempo era anche diventato un amico di Cristina, perché spesso ci vedevamo a cena con lui. Questo mio carissimo amico musicista, soprattutto di musica seria, si chiama Marco Moiana. E allora gli ho parlato di questo cartone animato e gliel'ho fatto sentire, gli ho detto: senti, prima di proporre ad Alessandra, perché non mi scrivi tu l'arrangiamento di questa cosa interna? Prima gli facciamo fare la canzone a lei, al testo della canzone, poi tutto quello che è nell'arrangiamento glielo sottoponiamo in un secondo momento, no? È un po' come se fosse la parte dei fiati, la parte degli archi, che invece di essere una parte solo musicale, avrà anche un colore con un testo scritto musicale. Allora, questo testo scritto musicale lo abbiamo scritto con noi, e che comunque doveva essere, io ce l'ho da qualche parte, adesso non me lo ricordo esattamente, però è un latino corretto. Alessandra lo ha letto, l'ha fatto leggere e insomma, e lo ha, diciamo così,
bellissimo. Questa è un po' la storia di tutta quella che è la costruzione. E poi ci sono dei coristi grandiosi, di Moreno Ferrara, Silvio Pozzoli, adesso non vorrei sbagliarmi, ma forse c'era anche il grande Paolo Panigada, fonico e sassofonista di Le Storie Tese, che io spesso coinvolgevo, e quindi Ricky Belloni dei New Trolls, quindi loro si divertivano quando io li invitavo, perché vedevano un mondo, perché non era poi così usato il coro degli adulti quando sono arrivato io, sì. Era usato sempre i piccoli cantori di Milano, poi da quando sono arrivato io, anche per dare, per esempio, l'idea di usare i cori adulti sembra una stupidaggine, ma venne proprio con Calimero, che non è la mia prima sigla che feci, ma è stato il motivo per cui mi aveva chiamato Alessandra. In realtà il cantore animato fu rimandato per un paio d'anni, uno per motivi di permessi e altro perché non piacevano le sigle che io gli presentavo, perché le dicevo che erano troppo legate al mio ricordo anni 60 di Calimero. Quindi me le bocciò almeno 5-6 volte, quella di Calimero. Infatti io mi ero quasi arreso, ho detto, ma guarda, dallo un altro autore. No, Calimero la devi fare tu, provaci, perché secondo me la semplicità delle tue melodie incontrano il gusto di questo cartone, provaci. Io mi ricordo che ero disperato e tornando a casa, dopo che mi aveva bocciato, e oltretutto il cartone doveva andare in onda, calcola che era mercoledì e il martedì dopo doveva andare in onda il cartone, mamma mia, quindi mi era venuta un'ansia dopo un anno, figurati, di bocciature, vai, va. Allora io mi ricordo che ero in macchina e ho detto, fai qualcosa adesso, mi disse, perché lui va sullo skateboard, non è il pulcino così sfortunato, sì, piccolo e nero che esce dalla lavatrice, sì, capito? Allora io ero in macchina, stavo tornando a casa stressatissimo, perché sai, questa sigla salta, perché chiameranno qualcun altro, perché non mi verrà mai in E allora mentre ero in macchina mi viene in mente e non mi fermavo più, Calimero Dance. Mi ricordo che l'ho chiamata al telefono e lei non ha nemmeno voluto il provino, ha fissato lo studio di registrazione, e perché aveva capito che praticamente il testo era già fatto del ritornello, e gli ho detto, ma la strofa qualsiasi mi metti mi va bene. Poi meno male che mi è venuta una strofa secondo me ancora più forte del ritornello, perché e pensa, questa è una cosa che racconto con un pizzico di malinconia, incontrai una notte, forse proprio la domenica sera della sessione che noi avevamo il martedì, incontrai in piazzale Loreto Alex Baroni, sì, il quale voleva ascoltare una mia canzone per presentarsi al festival di Sanremo, e avevo, siccome allora c'erano ancora le cassette, avevo messo nella cassetta che avevo sotto mano, c'era da una parte la cassetta del provino che avevo fatto di Calimero e dall'altra la canzone che avevo fatto sentire a lui. Non mi è partito il provino di Calimero. Allora ho detto, ma che cos'è sta roba? Allora io gli ho detto, guarda, scusa, ma questa cosa qui è, devo fare io, sai, faccio anche le sigle dei cartoni animati, e gli ho raccontato di Calimero. E lui mi ha detto, no, voglio assolutamente venire anche io a fare i cori. Perché gli ho spiegato che nella parte centrale c'erano un coro che era fatto dai genitori prima, sì, dai papà, poi dalle mamme, poi dai bambini che insegnavano la cock dance. E non ci crederai, ma nella sigla originale e intera, quando senti gli adulti, sì, papà che fanno co, c'è anche Alex Baroni. Guarda, mi stanno venendo i brividi per questa cosa. Cioè, fantastico, grazie per questo aneddoto fantastico, fra l'altro. Sì. Ti leggo qualche commento, dicono, ad esempio sulla citazione al nome della rosa, dice Max Ferretti, mi è preso un brivido, un altro dice Nunzia Caprio, effettivamente penso sempre ai canti gregoriani quando sento quella parte, poi mamma mia che storia, a me Calimero divertente tantissimo, dice Alex, bellissimo, dice Enrica, Baroni e Fasano non ci credo, guarda, fantastico. Fra l'altro proprio sui cori
tu hai fatto, cioè è diventata poi quasi una caratteristica, perché ci sono almeno altre, un altro paio di sigle di quelle con quella tipologia, tipo Spicchi di cielo tra baffi di fumo, tipo quella di Peter Pan, che sono delle sigle anche quelle fantastiche, che a differenza però di un incantesimo dischiuso, sono dei cartoni che sono stati replicati pochissimo e quindi purtroppo sono passate molto meno in televisione, ma sono due grandissime sigle pure quelle. Guarda, mi ricordo un'altra cosa. Tu devi sapere che io sono di origine valdostana da parte di mamma, no? E quindi la storia, mia mamma tra l'altro è orfana di guerra, così eccetera, mentre mio papà pugliese. Quando io ho letto la storia del Di bambino Spicchi di che viveva cielo, nelle sì. montagne, che poi doveva andare a Milano insomma, Sì. per guadagnarsi dei soldi, ho riletto. Insomma, così abbiamo un po' riletto la storia di mia mamma, no? Che si era trasferita a Torino quando era piccola. E allora mi venne proprio istintivamente mi venne questa di cominciare proprio con un coro di alpini, no? Questa è la storia vera di una nana. E mi ricordo che quando avevo fatto il provino, che avevo fatto io a casa, avevo mio figlio che era piccolissimo, insomma, tra l'altro era sempre lui che prestava le mie sigle quando aveva già un paio d'anni, perché si divertiva e rideva, vuol dire che erano giuste, no? Adesso c'ha 23 anni, figurati. Insomma, e mi ricordo che così come in quell'occasione non fece un testo in finto inglese, ma no? Lui si chiama Emanuele, e mi ricordo che avevo fatto nel provino, avevo fatto la voce degli alpini, no? Dicono che Emanuele fosse un bravo ragazzetto, dicono che Bellissimo. Emanuele fosse uguale al suo papà. Mi divertivo un casino. Ecco perché io mi sono dimenticato del festival di Sanremo. La festa di Sanremo era un'ansia ogni volta, invece lì, e anche se poi il lavoro diventava duro, potevamo parlare poi dello zecchino d'oro, insomma. E così sono passati quasi 15 anni A fare sigle. a fare sì. Bellissimo. Allora, ho una domanda interessante di Maurizio invece, che chiede per curiosità, ovviamente non erano cose che erano che cioè non era una cosa che potevi decidere tu, però visto ovviamente i tuoi trascorsi con anche Mi manchi, Ti lascerò, ci sono mai state delle sigle che tu hai scritto che avresti immaginato cantate da un grande nome della musica italiana? Io avevo fatto un brano, anzi, in realtà non è vero, non l'avevo fatto, però avevo ricevuto la storia di un brano che si chiama I figli dei Flintstone, e avevo convinto Elio, le storie tese, a scrivere con me la canzone, perché mi sembravano perfetti loro per questa cosa qua. E questo sempre perché comunque, come dicevi tu già, con Sergio Conforti, con Faiez, hai detto che già quindi collaboravi. Esatto, e infatti loro mi avevano detto che il problema è che lavorando con loro nascevano dei problemi editoriali che purtroppo invece non potevano essere Sì. contemplati, almeno in quel periodo, da Mediaset, insomma. Capito. E quindi la cosa saltò Ah, e non se ne peccato. fece più nulla, non se ne Certo fece che. più nulla, però diciamo che ci sono delle canzoni che io. Però sai. Quando tu sai che deve cantarle Cristina, le canzoni, alla fine poi lei diventa la numero uno e tutte le altre avrebbero potuto anche cantarle. Però lei diventa. Guarda, io mi ricordo solo in un'occasione che mi sono battuto perché non mi sembrava veramente la canzone adatta per Cristina, e chiesi Enzo Draghi che venne a cantarla, Sì. Sì. ed era una sigla che si chiama Evviva Zorro, anche quella che feci con la collaborazione del chitarrista dei Gypsy King, che venne in studio a suonare, secondo me anche quella è una sigla particolare. Le mie sigle, no? Mentre voglio dire, ci sono delle linee piuttosto che, come ti posso, guida, no? Cioè, se tu senti le sigle del maestro Carucci, sono piuttosto riconoscibili per lo stile musicale, per i suoni, Chiaro. per Max e Giorgio, idem,
hanno un loro marchio di Sì, un fabbrica, loro insomma. stile, come erano i gruppi anche degli anni Ottanta, insomma. Esatto. Se tu senti e analizzi i miei figli, adesso non lo so se è un fatto mio, io ci tenevo molto a non ripetermi nella composizione. Assolutamente, Perché? infatti questo secondo me è proprio il merito, come dicevo prima, che hanno le tue sigle, è che ci sia da una parte una estrema invece eterogeneità, perché ci sono alcune cose veramente molto diverse, però comunque ci sono degli elementi comuni, Ma delle... così come, guarda, per esempio c'è una canzone che si chiama Rossana, Sì. che Di cui credo, Alessandro. in quella, questo te lo chiedo già per curiosità, perché non ho ben capito se tu di quella hai curato solo l'arrangiamento No, o ti se invece spiego. tu quella l'hai scritta. Allora, mi arriva questa sigla da fare. Leggo lo storyboard e la storia, la sinossi, diciamo così, e vedo che c'è questa classe dove i maschietti sono contro le femminucce, eccetera. Allora, mi viene un'idea e gli dico ad Alessandro, senti, ma perché questa sigla non la facciamo fare a Cristina e Giorgio? Ah, Con quindi è un'idea successo tua economico. questa, fa pazzesco. Sì, mi sembra che sia fuori. Allora lei mi dice, guarda, l'idea è molto forte, però non vorrei toccare degli equilibri sia di dinamiche artistiche sia compositive, perché sai, Giorgio ha il suo staff di lavoro, Cristina ha il suo staff anche di management, insomma, era un discorso di grande rispetto. Poi guarda, Alessandra è una persona che averne, anche oggi nella discografia, personaggi e produttori così corretti, ma se tu pensi che per un anno e mezzo aveva deciso che Calimero dovevo farlo io, nonostante non gli portassi la canzone giusta, ha aspettato fino all'ultimo momento. Poi è stata premiata perché Cristina è tornata a vendere il disco Calimero Dance, era passata da 18-20 mila copie a 140 mila copie, gli ha dato il Sì. disco di platino per quello. Vabbè, ma comunque, ma qui non si tratta di bravura, si tratta di saper fare il proprio mestiere, ed Alessandra è sempre stata veramente la numero uno in questo senso, anche a motivare noi autori e noi produttori. Comunque, tornando al discorso di Rossana, lei mi disse, guarda, io non me la sento di prendermi la responsabilità di parlargliene, prova a parlargliene tu informalmente e vediamo cosa dice. Allora io cosa ho fatto? Invece di parlarne prima a Cristina, ne ho parlata prima ai miei colleghi Max Longhi e Giorgio Vanni, perché comunque con loro io poi li conoscevo già da prima. Addirittura pensa che Giorgio, io non lo sapevo che era lui, aveva fatto un vocalizzo in un brano mio che cantò a Luco Longo, che si chiama Rimini Ouagadougou, e che aveva arrangiato Rocco Tanica e che vinse il disco per l'estate nel 1985, penso un po', hai capito? Fantastico. E quindi voglio dire, questa stima, io poi tra l'altro veramente per me, sai, io sono un tipo un po' particolare, ma non è che sono meglio o peggio, cioè ho un carattere particolare, ma questo carattere non è che ce l'ho così, che ho 55 anni. Ce l'ho così da quando ho 23 anni, cioè io non ho mai avuto l'ansia della concorrenza. Questo non lo so se per un fatto di convinzione di mie capacità o per un fatto di compatibilità con gli altri. Cioè, io penso che la contaminazione sia una delle cose che ti fa crescere, no? Negli aspetti musicali. Cioè, se tu stai e fai la gara con uno che è più bravo di te, e prima o poi, se poi la puoi vincere, devi diventare più bravo di lui, almeno in quel contesto. O comunque devi fare delle collaborazioni artistiche che consentono alla tua musica di diventare ancora più Migliore, forte. sì, certo. Ecco, allora comunque tornando a Giorgio, ne parlo a Giorgio e gli dico, senti, ma che ne pensi di questo pezzo? E gli ho fatto sentire il pezzo in assoluto. E lui mi dice, cazzo, ma il pezzo è forte, sai, insomma, perché cosa non vuoi fare, sai, noi che canzoni facciamo noi? No, quindi adesso ti dico la verità, io, guarda, mi ha dato questa sigla Alessandra che l'ha approvata per Cristina, ma secondo me Cristina questo pezzo da solo, per carità, lo può anche cantare, però diventa un'altra Sakura, diventa un'altra Curiosando, diventa un'altra canzone che si aggiunge alle altre. Invece, visto che ci sono maschi contro femmine, perché tu non fai una sorta di partecipazione straordinaria? Cioè, il pezzo rimane di Cristina, ma con la partecipazione di Giorgio Vanni.
vocalmente. Però io, se tu mi dici di sì, rinuncio a fare la produzione dell'arrangiamento. E quindi ti consegno le chiavi dell'arrangiamento a te, a Max, e quindi facciamo un lavoro di equipe dove io rimango l'autore del pezzo, però la produzione la fai tu, insomma, capito? E così è andata. Alessandra, e poi tra l'altro è stato anche un esperimento che loro hanno poi proseguito, perché credo che abbiano fatto anche tantissime altre sigle cantandole insieme. Addirittura Cristina cantò dei Pokémon con lui. Sì, però sicuramente Rossana, e anche questo me lo ricordo quando l'ascoltai la prima volta, era, sai, cioè tu ovviamente sai bene cosa significa un duetto, chiamiamolo, non forzato, ma comunque magari che poteva anche non, può anche non esserci, invece quando invece una sigla ci sta benissimo, in questo caso sono veramente adatti e ideali in quella sigla lì. Intanto continua a leggere qualche cosa, tipo dice viva Zorro al femminile, ci sarebbe stata malissimo, ha fatto bene anche Draghi. Domanda: che rapporto c'è con Cristina, sono amici, chiede Luxor. Allora, guarda, io penso di sì, la parola amico è per me una di quelle cose dove tu ti frequenti, però io credo che il cordone ombelicale artistico e anche umano che ci ha legato nel tempo è una cosa che va al di là dell'aspetto discografico con Cristina, ma poi anche con la sorella Clarissa. Tra l'altro, guarda, ne parlo in questo momento perché è nata proprio così. Guarda, un po' di tempo fa mi ha scritto su Facebook Nini Carucci, sì, che essendo stato il mio predecessore, o comunque uno dei miei predecessori, io ho sempre avuto un rispetto per lui, perché se tutti noi che siamo venuti dopo lo dobbiamo anche al fatto che lui abbia venduto un sacco di dischi prima di noi, insomma. E quindi mi ha coinvolto in una cosa che non sapevo nemmeno di che cosa fosse, di cosa parlasse, che poi è diventato Alza gli occhi e vai. Io non so se tu sei al corrente di questa cosa, però ti invito a informarti, perché abbiamo fatto a distanza una canzone con anche persone che non conoscevamo, e che è nata l'idea di unire gli autori, ma soprattutto gli interpreti, dei cartoni animati anni 80 e anni 90, ma per aiutare a far sì che si possa comprare gli strumenti in una scuola di Amatrice dopo quello che è successo l'anno scorso. Sì, questa cosa, esatto, me la ricordo. Allora, questa cosa qui non è che nasce con una campagna promozionale, perché chiaramente appena tu ti muovi per fare una campagna promozionale devi farlo con i soldi. Certo. E è meglio che questi soldi vadano direttamente sul conto per comprare gli strumenti. Quindi che noi ci mettiamo 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, 10 anni, noi questa canzone l'abbiamo voluta regalare a questa opportunità. Ecco, quando io ho detto a Carucci, ma perché non cantate Cristina? E lui ha detto, ma Cristina non la sento più da tanti anni. E io ho detto, e chi se ne frega? Ma tu lo sai che tu e Cristina siete come col portiere Frank Sinatra. E io ho detto, no, no, così. Perché hai capito? Cioè, voglio, allora lui si è messo a ridere. E ho detto, guarda che tutte... Cioè, voglio dire, il fatto che ci siano state dei cambi di programma, magari sai, dopo tanti anni uno, certo, cambia. Io credo che ci sia un dovere del tempo, cioè noi esseri viventi, la nostra unità di misura è il tempo. E quindi quando noi ci rendiamo conto che abbiamo speso e passato un sacco di tempo con un certo tipo di persone, quelle persone non vanno dimenticate, perché è con quelle persone che noi abbiamo fatto emozionare, abbiamo fatto nascere un sacco di figli. Tu non hai idea di quante persone mi scrivono perché si sono fidanzate con "ma dimmi dove sei così ogni tanto mi oriento", che io ho cantato al Festival di Sanremo nell'89. E noi queste persone qui non le possiamo trascurare o dimenticare, oppure soltanto perché magari la fortuna adesso tocca a altri, sono passati ad altri personaggi l'idea di far cantare, oltre a tutte le sigle
famiglie non esistono nemmeno più, perché non le propongono più, mica peraltro, perché il problema è sempre quello. E insomma, e allora Carucci ha detto, guarda, ma sai che c'ha ragione, insomma si sono rimessi in contatto e si sono rincontrati dopo quasi 20 anni. Bellissimo. Io non c'ero, però queste cose qui muovono il cuore. Cristina D'Avena, prima di essere, se non fosse una persona speciale, non potrebbe essere un'artista così amata dalla gente. Assolutamente, perché, assolutamente. E quindi voglio dire, per me Cristina D'Avena è un'artista, e quando ho saputo che l'anno scorso è andata a Sanremo, sì, per lei è stata una grande celebrazione, perché quante volte me l'ha chiesto a me, perché non mi si pensa a Sanremo. Ma Cristina D'Avena a Sanremo purtroppo non l'avrebbero mai presa in gara, perché ci sono ormai Sanremo, come ti posso dire, delle dinamiche, diciamo, ci sono delle dinamiche dove, anzi, evviva Carlo Conti che è riuscito a dare anche agli italiani ospiti uno spazio, perché molto spesso il Festival di Sanremo era un posto dove, nonostante tutto, è gestito da gente con la puzza sotto il naso. Adesso qui possiamo aprire dei discorsi che non si sa, perché devono, i posti sono pochi, le canzoni sono quelle, e soprattutto che tu canti una bella canzone o una canzone mediocre, quello che loro vogliono sono le facce famose, perché devono rendere conto all'audience e a chi guarda. Certo, ci sono degli interessi discografici, interessi. Quindi viva, viva Cristina D'Avena ospite a Sanremo, perché comunque l'ha in qualche maniera riproposta al grande pubblico, e soprattutto io c'ero lì quella sera che lei ha cantato, e ti posso garantire che il teatro Ariston era diventato roba strepitosa. Io ovviamente l'ho visto dalla televisione, fra l'altro io sul mio canale, questo te lo dico così per curiosità, lo ricordiamo anche agli altri, io ogni anno, ormai da un paio d'anni, proprio perché io amo tantissimo il Festival di Sanremo, faccio in diretta ogni serata il Festival di Sanremo, in diretta con gli utenti. Ma tu lo sai, guarda, se ce l'ho, poi ci sentiamo in privato, te lo faccio avere col permesso di Cristina. Io ero, ma così a livello amichevole, sono finito in sala regia, mentre Cristina provava, e tu devi sapere che il fonico ufficiale di Sanremo aveva fatto, ancora prima di sapere che andava Cristina, ospite, aveva fatto di fronte a sé, di fronte al banco del Festival di Sanremo, aveva riprodotto la formazione dell'orchestra di Sanremo tutta fatta con i puffi. e io il video fatto col mio telefonino, dove mentre Cristina canta, la puffi così, io parto dai puffi dei simbici, fantastico, poi il quadro, il fonico, e poi vado sul monitor, un interpinatore, e dico, rifacciamo. Allora ho una domanda invece scema, però un enigma incredibile della vita di chi conosce le tue sigle. Ce n'è una nello specifico, che è quella di Curiosando nei cortili del cuore, dove a un certo punto c'è un coro che dice qualcosa che non esiste nel testo, e che io ho sempre interpretato come andiamo a scipita, o un scipita, ti prego, dici cosa c'era scritto lì, perché è una delle cose che, su cui tutti proprio facciamo ho capito, andiamo a scipita, esatto. No, ma questo qui è soltanto, è un vocalizzo, non ha nessun significato se non del suono. Andiamo a scipita è una cosa che mi era venuta a dire, tipo quando, invece di dire na, era venuta fuori una cosa, un brano che io ho inciso nel mio album, si chiama La donna della mia vita, dove a un certo momento c'è un coro che fa shaya, wataya, sì, un po', diciamo, come Lucio Dalla, cioè i vari tipo, ecco, esatto, quindi. Solo che ho scritto le parole giuste, perché dovevano fare un coro dove non potevano fare ognuno quello che voleva, capito? Perfetto. E quindi è stata un'invenzione sonora.
Perfetto, ti ringrazio intanto per questa piccolezza. Una altra cosa, proprio, invece, ti leggo, intanto che diciamo, la grande domanda è arrivata, visto che alcuni sapevano che ti avrei fatto questa domanda, il fonico genio. C'è intanto, fra l'altro, Alessandro Falciatore che gestisce il forum di Anime Click, che saluto, che avevamo parlato proprio della faccenda della beneficenza. Quindi dicono quindi un vocalizzo. Vediamo se ho qualche altra domanda adesso invece da parte, sempre per te, perché ce ne sono diverse, però ho cercato ovviamente di selezionarne qualcuna. Ah, ecco, esatto, era questa qua. Ovvero, questa la fa Claudia. È possibile ascoltare perché si trova per fortuna una bellissima versione maschile di Piccoli Problemi di Cuore cantata da te. C'è qualche altra sigla di quelle che hai fatto che ti piacerebbe cantare a modo tuo? Ma in questo momento, guarda, c'è una canzone che si chiama Dunque, Ascolta il cuore de mi, Sì. che Cristina ha cantato in maniera superlativa. Ecco, quella secondo me è una, ritengo che sia una delle più belle sigle che io abbia scritto, perché sono andato a toccare un mondo un po' francese con la fisa, e soprattutto mi sono distaccato completamente dalla più celebre Dolce Remy, e dal punto di vista ovvio irraggiungibile. Quindi ho cercato di fare una cosa che venisse più dal cuore e che avesse anche quella quella malinconia però sorridente, capito? Che Cristina ha Sì. saputo interpretare molto bene. Quella, per esempio, è una canzone che potrebbe essere nelle mie corde. Ma ce ne sono altre, ce ne sono tante. Ad esempio, una canzone alla quale sono molto affezionato dunque, innanzitutto voglio dire una cosa prima che ci dimentichiamo, ma poi magari te ne occuperai tu con tutti i tuoi seguaci e fan. Sì. Io nel 2012 sono uscito con un disco, non perché me l'abbia chiesto qualcuno, ma perché ho raccontato un po' la storia della mia vita e ho inciso le canzoni con la versione prima che fossero cambiate, tipo Ti lascerò, non si chiamava Ti lascerò, si chiamava Le ultime tre cose. E Mi manchi si chiamava Mi manchi, però il testo e la stesura non era quella che cantò Fausto Leali a Sanremo, perché poi le canzoni dovevano essere adattate a 3 minuti e mezzo, insomma c'erano delle regole, oppure certe parole a Fausto non venivano bene e così vennero modificate. Ecco, io ho fatto questo disco che si chiama Sì. Fortissimissimo, che non vuole essere un'autocelebrazione, ma per me è un documento particolare dove dentro c'è un libretto e c'è Zanetti che ha fatto un racconto di come è nato questo disco, Gino Paoli mi ha fatto la prefazione, e dove all'interno di questo non ho potuto non invitare a scegliere un brano dei cartoni animati, perché la regola di questo disco sono 26 canzoni, è un disco doppio. Ci sono anche degli inediti scritti con Bruno Lauzi. Dicevo, la regola di questo disco è che le canzoni non le ho scelte io, le hanno scelte i produttori che hanno fatto parte della mia vita e loro le hanno riarrangiate, ma con il divieto di riarrangiare quella che avevano fatto all'epoca. Ho capito, Hai chiaro. capito? Quindi Fio Zanotti, che fece Ti lascerò, poteva scegliere tutto quello che voleva tranne quello, Sì. infatti ho fatto Regalami un sorriso e una piccola parte di te. La cosa bella è che Piccoli Problemi di Cuore la doveva fare Rocco Tanica. Invece Rocco in quel periodo era molto preso e non riusciva, io ci ho messo 2 anni e mezzo a fare quel disco perché non avevo fretta. Sì. Però allora Rocco Tanica mi disse: guarda, io vengo a suonare, però l'impostazione io non me la sento di fare. Allora gli dico: perché non la facciamo fare a Marco Guarnerio? Perché Marco Guarnerio suonò nei miei dischi proprio chiamato da Rocco Tanica. Poi Marco Guarnerio aveva fatto un sacco di produzioni per Cecchetto, gli ho dato 3 Tricarico, e ha fatto lui l'arrangiamento di Piccoli Problemi di Cuore, ma il pianoforte che sentirai
Sì, ho suonato che conosco. proprio Rocotanica, insomma. Ah, ok. E quindi ecco perché, ecco, per esempio, se molti si iscriveranno nella mia pagina Facebook, non quella privata perché purtroppo ho superato i 5.000 e non ci ho Sì, voglia, sono c'è troppo la pochi. pagina, ricordiamo a tutti, c'è proprio la pagina Sì, ufficiale da che musicista. lavoro io da solo, cioè non ci sono altri che rispondono per me. Si chiama Franco Fasano Official ed è caratteristica dalle 3F in rosso su sfondo nero. Ho voluto chiamarla così non perché mi chiamo Franco Fasano fortissimissimo, ma perché fortissimissimo nella musica scritta vuol dire quando tutta l'orchestra suona una parte insieme, tutti insieme, Sì, con il massimo del volume, hai sì. capito? Che vuol dire non è forte, non è nemmeno fortissimo, ma è più che fortissimo, e si dice fortissimissimo. E così non c'è nemmeno un'immagine mia, perché secondo me questo è un disco che va un po' oltre al tempo, e ci sono, insomma, non è legato a una mia icona anche fisica, sono proprio. È un disco autorale dove, tra l'altro, l'unico duetto che ho fatto è un duetto con Gatto Pancieri, perché il brano che c'è lì era un brano che rimase nel cassetto tanti anni e fu proprio l'arrangiatore a sceglierlo, pur essendo un inedito, perché lo fece lui all'epoca, ecco. Guarda, Franco, io sono molto 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 colpito e contento, come un po' tutti anche sto vedendo, dal fatto che oltre a conoscerti musicalmente, ti stiamo veramente conoscendo umanamente, e sono molto molto contento di questa intervista, delle cose che hai detto, e mi piacerebbe anche poi magari farti anche altre domande, perché proprio ci stai regalando un sacco di cose belle e anche tante emozioni, come è stato anche l'aneddoto quello con Alex Baroni. Io intanto non ti voglio tenere oltre, perché già ti abbiamo veramente succhiato energie in abbondanza, ma ti ringrazio davvero di cuore. Sia per l'argomento ovviamente principe di quella che era la discussione, cioè la sigla che ha vinto, le sigle che hai A fatto. proposito, Però ma esiste un premio per questa sigla, ve la consigliate a me? allora, ovviamente è una cosa che abbiamo fatto assolutamente, come dire, in maniera simbolica. Online, Sì. virtuali. Simbolicamente, però simbolicamente l'idea, senza quindi comunque nulla togliere anche ad altre belle sigle che ci sono state, però è stato così. Noi siamo molto felici, sto leggendo proprio commenti entusiasti da parte di tutti. Io ti ringrazio veramente tantissimo. Ringrazio io e ringrazio anche tutti gli ascoltatori e speriamo di conoscersi presto live, che Sì, poi oggi è l'unica assolutamente, cosa che anche non si perché può poi caricare. molte delle persone ho avuto, con cui ho lavorato, ho avuto la fortuna di conoscere direttamente, come Cristina, come Enzo Draghi, quindi e quando capiterà faremo un pezzo di quelli che io chiamo Ukulele Cartoon, cioè io con l'ukulele facciamo insieme qualcosa che probabilmente potrebbe essere Piccoli Problemi di Cuore, chi lo sa. Certo, perché no? Quindi Perché intanto no? ti Mai auguro detto. una buona serata, un saluto a te, a tutta la famiglia, Ok. e davvero grazie di cuore. Allora, vi saluto tutti e vi saluto con una cosa. Le amicizie che regalano il fatto di fare un mestiere come il nostro sono incredibili, però ce n'è una che voglio ricordare e che non si può non ricordare, perché chissà quanti cartoni animati ha doppiato e quanti. E io ho conosciuto, grazie a una sigla che ho nel cuore, che è Un Oceano di Avventure, Che perché bella, quell'ex. bella pure quella, anche quella replicato niente. Ecco, e io ho conosciuto in quell'occasione Pietro Ubaldi, Sì, che secondo me è che un canta, grande, diciamo così, nella sigla. Sì. canta nella sigla, poi ha fatto tante altre sigle con me, è venuto a fare il caratterista, ed in quell'occasione mi è venuto di salutarlo perché sento che tu sei siciliano e Sì. in quel cartone animato c'era proprio un pescatore che era siciliano e lui venne e fece
fece Diego, Sì, mi ricordo Diego, perfettamente. Diego, come stai, Diego? E faceva proprio siciliano. È Allora, vero. ti saluto con l'accento siciliano, che non mi viene granché, però vabbè, Va benissimo. Va benissimo. Grazie mille di cuore. A ciao, presto allora. Buona ciao, ciao, serata. ciao, Ciao. ciao, ciao.